Secondo me gli esempi non sono mai per caso. Che vuoi dire? Spiegati meglio. Voglio dire che gli esempi, le cose così casuali che ci frullano in testa, in realtà non lo sono mai. C'è sempre una motivazione nascosta, magari un bisogno recondito in quello che pensiamo ci accada per caso. Ora quanto la fai lunga. Ho fatto l'esempio del calcio così, non so nemmeno perché, non mi sembra un bisogno tanto recondito. E invece sì, ed è molto più importante di quello che tu pensi. Allora sentiamo. Signora psicologa dei poveri, quale sarebbe l'interpretazione per questa mia improvvisa e violenta passione per il calcio? E non mi tirare in ballo Freud e tutta quella mercanzia legata al sesso, perché se stai pensando che il mio inconscio mi stia solo dicendo che ho bisogno di farmi sbattere da un bel giocatore etante muscoloso, beh, sai che ti rispondo? Magari. Magari sì. Un giovane bello, nel pieno vigore maschile, magari gonfio di soldi, ma cosa pretendi di più dalla vita? E certo, la questione da questo punto di vista. Perché secondo te ce ne sono altre? Beh sì, perché a me il calcio ha fatto venire in mente i piedi. I piedi, tu sei completamente sulla... I piedi, sì, proprio i piedi sono importanti, eppure nessuno ci pensa mai. Tu lo dici che nessuno ci pensa, io, quando torno a casa la sera e sono stanca, ci penso e come? O meglio, sono loro che pensano a me, mi fanno male da morire. Non è questo, lo sai, che intendevo dire. Io non intendo i piedi come parte del corpo, bensì come elemento fondamentale di noi stessi, della nostra mente, della nostra anima, dei nostri stessi sogni. E dagli con queste paranoie. Tu sei completamente fuori. Ti confesso che ora la presa di coscienza dei piedi proprio mi mancava. Perché io li curo i miei piedi, li massaggio, li carezzo. Il talco è una parte fondamentale di queste cure. Il talco col sudore usato e bambino. Sai di quegli odori come la lavanda, quegli odori antichi che danno sicurezza, che sanno di nonni e di carezze e di pulito. Sì. Questa cosa degli odori mi va anche bene, ma a me sinceramente i piedi ne hanno fatti venire in mente altri. Ma allora lo vedi che non capisci, tu non vuoi proprio capire. Essi soli sono capaci di passare oltre. Ma ci sei o ci fai? Dimmi, domani. Ci sei o ci fai? Mi raccomando, puntuale. Sì, a domani.